sono stati dei momenti in cui l'ho visto vacillare proprio. C'è stata una scena dove doveva darsi un bacio, finalmente dopo tanto gioco nel film c'era la scena del bacio. E lì l'ho visto un po' vacillare perché ritardava sto bacio, poi alla fine se lo sono dati, e nel momento in cui se lo sono dati io che ero al monitor ho fatto un po' strano, perché per tutte quelle settimane avevano solo scherzato, giocato, si erano divertiti, quando si sono baciati ho detto chi ti ha fatti baciare questo? Io sono stato. Poi ho pensato ma che starà facendo Luigi con quella bocca, starà baciando veramente, cioè approfitterà di questo momento unico, diciamo, no? Io ho già baciato altre volte. Vabbè, ma non è capito, la prima volta. Ho capito, ma qui siamo a livelli diversi. Una cosa meravigliosa, cioè nel senso, lei è arrivata molto determinata, perché Letizia è una cazzuta, se si può dire, in conferenza stampa. C'è una persona che ha preso giustamente il ruolo e questo film con la giusta serietà, col giusto piglio, si è addirittura... più rompi di me, cioè anche io sono uno, a me piace molto ripetere le scene, provarle, eccetera, lei ancora di più, anche perché ha fatto un lavoro molto difficile, cioè stare in una commedia, recitare in una lingua diversa dalla sua e riuscire comunque a dare le giuste sfumature al personaggio. Mi ha messo dentro una casa e mi ha fatto lavorare ogni giorno sulla lingua. Ah, non è col tempo di giocare e mi fare amici, eh? Sono rimasta lì da sola, di volte mi ha portato da mangiare. In carcere. Lo davo e richiudevo la porta su. L'idea del film nasce tanto tempo fa, con Francesco Nuti. Lui era uno che, come tutti voi sapete, amava molto le donne, eccetera, e non concepiva proprio l'idea di poter essere amico di una donna che, anche se non gli piaceva, però lui diceva, a me una donna, non lo so perché, ma io dopo un po' con questa donna bisogna che c'entri in confidenza, in intimità, perché non riesco, non mi viene da fare il figo. Lui era un tipo un po' così, no? Per cui aveva questo rapporto con le donne un po' strano. E avevamo pensato di fare questo film insieme, poi dopo è andata come è andata. E quando ho conosciuto Fabio ho pensato che lui aveva il physique du rôle perfetto per fare questo film, cioè lui ha la faccia del mio migliore amico, cioè se io dovessi disegnare su un foglio la faccia di un amico che voglio, è lui. Naturalmente se uno poi deve disegnare l'amica è chiaro che si disegna l'amica che gli pare, e io sono andato a prendere Letizia. No, io parlo veramente, diceva così, parlo di... Cioè, è che... Si chiamava così, faccio così. No, non mi sono ispirata a nessuno. No, però ho seguito il consiglio di Giovanni anche perché, essendo una guitta, però andavo velocissima e cercavo di parlare il più veloce possibile, ma come ha detto lui non rischiavo di fare un gran blog, invece dovevano avere un senso. Allora era pensato veloce il personaggio, solo che le battute erano molto più brevi, quindi abbiamo dovuto insomma pensare ad allungare tutta la battuta per farla durare comunque 2 secondi, però dovevo dire un concetto molto più lungo, infatti. Anche che a un certo punto adesso è vero che ridavamo, però ci ha abbandonato. No, lui ha dato un macchina da sempre che girava, ciak, non dava 20 più lo minuti. Stop, per cui è andato avanti 20 minuti, lei si è messa a fare i rumori, cioè non sapevamo più cosa fare, lui non dava lo stop e lì. Non dava lo stop, sì, perché il concetto era lungo, poi dice, ridevamo, con Fabio e Luigi è dura non ridere, cioè nel senso con quella faccia lì. E viceversa. No, però insomma, è stata una serata veramente divertente. In altri periodi della mia vita l'avrei montata, dove facevano i rumori a un certo punto, non sapevano più cosa dirsi, io non davo lo stop, stavo ridendo così, e mi dicevano, i miei collaboratori mi dicevano, dai lo stop, no, e lei ha cominciato a fare una cosa che fallo un po', scusa. Perché fa una cosa che io ho detto, ma che cazzo sta facendo? La goccia fa un po'. No, fagli un sentito. Scusate.
Grazie, va. È una guardia forestale con tanto di divisa, ha un percorso simile al suo, nel senso che quando era un ex surfista che poi diciamo si è rifugiato nella natura, essenzialmente è un personaggio un po' ottuso, a Roma si dice un po' degoccio, diciamo che non riesce a capire esattamente il dove porsi nelle situazioni. Poi credo essenzialmente che Giovanni mi abbia chiamato per sfidarmi a tennis questo film, però ha perso. Ha perso, io credo che questo sia stato uno dei primi motivi. Beh, ero grasso però per quel tempo. Penso sia uno dei personaggi più belli che mi hanno offerto fino adesso, anche se piccolino, mi sono veramente divertita a farlo, a trasformarmi, insomma l'avete visto anche fisicamente, quei tatuaggi li avrei fatti davvero. È stato proprio bello, divertente, e la dinamica è andata anche meglio del solito, quindi sono felice. Poi è il percorso del suo passato da tossica, ma che ci siamo diciamo tutti. Beh, l'esordio è la classica telefonata che ti arriva dal regista, è un regista che ho sempre amato e ammirato di lontano prima di conoscerlo, e adesso ammiro e amo da vicino, che lo conosco. Una delle persone che ho messo nella lista delle 10 persone con cui rido di più nella vita, quindi per me è anche una lista speciale. Una responsabilità. Sì, sì. Mi ha detto, faccio un film, c'è un piccolo ruolo, l'ho passato proprio per te, io ero felicissima, cosa devo fare? E mi ha detto cosa dovevo fare, io non ho chiesto perché, ho detto sì, certe cose si accettano, non si spiegano, non si discutono, non si argomentano. E mi ha molto interessato perché trovavo lì dentro una profondità e anche una cosa di oggi sull'amore. Sull'amore quando tutto deve andare velocissimo, immediato e perfetto. Come una lista di cose, ok, dentro questo uomo voglio questo, 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 questo. E manca una cosa importante, la verità e l'amore. E allora gli sbagli si fanno. E la cosa che mi ha toccato di Claudia è questa cosa, la fragilità sua, di non avere la capacità a amare veramente perché la paura. E questo la vedo in noi, tanta gente, si rimettere in discussione, perché quando c'è l'amore sei molto fragile, perché si opera e c'è il rischio di perdere.